I tagli della regione rischiano di essere particolarmente dolorosi per gli studenti disabili. La CGIL di Novara avvisa: o si risolve la situazione o le ore di assistenza saranno dimezzate. Ad Asti la pista della rapina per la morte della tabaccaia non convince gli inquirenti. Si tratta ormai del terzo omicidio negli ultimi 8 mesi. La città ha paura. Il 9 luglio Sergio Chiamparino conoscerà la risposta del Tribunale Amministrativo Regionale sulla validità delle firme raccolte per la sua candidatura e il mondo politico piemontese è in fermento. La Camera di Commercio di Alessandria è stata presente a Expo a Milano per una serata di promozione del proprio riso ed è stata anche l'occasione per parlare di un territorio e di tutte le sue meraviglie. Ore di scuola a rischio per gli studenti disabili a partire dal prossimo anno scolastico. Una grave situazione segnalata dalla CGIL di Novara su un tema che potrebbe coinvolgere in realtà tutta la regione. A causa della non definizione nel bilancio pluriennale della regione delle risorse necessarie alla copertura dell'anno 2016 e a fronte delle difficoltà finanziarie generali, la provincia di Novara, che gestisce direttamente l'attività, bandirà un nuovo appalto con uno stanziamento economico e di ore più che dimezzato rispetto allo scorso anno scolastico. Il sindacato ha più volte lamentato la non sostenibilità di tale operazione, che metterà a rischio l'assistenza a circa 150 studenti e il lavoro di una cinquantina di educatori ed educatrici che fino ad oggi hanno garantito il servizio. La funzione pubblica CGIL ha dichiarato sin da subito lo stato di agitazione del personale e si riserva di mettere in atto tutte le legittime forme di protesta sindacale e di mobilitazione qualora non si trovino adeguate risposte. Intanto è stata inviata anche una lettera in provincia indirizzata al presidente Matteo Besozzi. L'FP CGIL di Novara, a seguito degli incontri preparatori al capitolato d'appalto del servizio in oggetto, dice il documento, in merito alla grave ipotesi di taglio di più del 50% delle ore e delle risorse, comunica la più forte contrarietà a tale scelta. Ricordiamo che nel servizio sono impiegate circa una cinquantina di persone che seguono complessivamente circa 150 studenti disabili che si potrebbero trovare da settembre con una forte riduzione di ore per assistenza. Si delinea anche la possibilità di giusti ricorsi da parte dei familiari alla Procura della Repubblica per interruzione di pubblici servizi e non rispetto della legge 104/92 in tema di diritto all'assistenza educativa, che sono servizi esigibili e gratuiti e devono quindi essere garantiti. Siamo consapevoli che tale situazione è principalmente causata da un'altra buona riforma del governo Renzi, quella che abolisce le province, come siamo consapevoli che tale normativa aveva stabilito che le province dovessero cedere le competenze legate al trasporto, all'assistenza scolastica e all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici e aveva assegnato alle regioni il compito di deliberare entro il 31 dicembre dello scorso anno a chi dovessero essere attribuite queste competenze. Denunciamo una situazione di profonda confusione in cui molte famiglie italiane non sanno ancora chi assisterà il prossimo anno i loro figli con disabilità a scuola e molti operatori non sanno se da settembre lavoreranno ancora o no. Chiediamo quindi che anche la provincia rivolga un appello alla regione affinché provveda a erogare le necessarie risorse e al governo affinché, nel caso in cui le singole regioni non provvedano, voglia avvalersi dei poteri di intervento sostitutivo nei confronti delle regioni inadempienti. Dopo una lotta di 12 ore in sala operatoria, Maria Luisa Fassi, la tabaccaia 54enne vittima di 15 coltellate nel suo negozio di Asti, è deceduta per le ferite troppo estese. La donna, la cui famiglia è molto conosciuta in città, è stata trovata da un cliente riversa a terra in una pozza di sangue intorno alle 7.30, quindi poco dopo l'apertura del negozio. L'intervento dei medici e dei carabinieri è stato immediato. Una volta giunta in ospedale, le condizioni della donna sono però apparse subito gravissime. Questo è il terzo omicidio avvenuto nell'arco di 8 mesi nella città piemontese. In questa triste classifica rientrano infatti altri 2 casi simili accaduti rispettivamente alla fine del 2014, quando un primo tabaccaio venne ucciso a colpi di pistola per rapina, e una decina di giorni fa nel centro della città, dove un camionista è stato ammazzato a colpi di crick. I 3 casi risultano tuttora irrisolti. La FIT, Federazione Italiana Tabaccai, chiede da sempre maggior sicurezza per la categoria e proprio in questa direzione si sta muovendo il recente protocollo d'intesa firmato tra il Ministero dell'Interno e la stessa federazione. Giovanni Russo, presidente dell'associazione, afferma che quest'ultima vicenda riapre una ferita mai rimarginata. Anche il sindaco di Asti, Fabrizio Brignolo, si esprime in merito a quanto accaduto e lo fa a nome degli astigiani affermando che l'intera città è molto provata per ciò che è successo nei confronti della concittadina. Secondo una prima ipotesi sembrava che la donna fosse stata vittima di una rapina finita male, ma questa strada non ha convinto del tutto gli inquirenti. Dal registratore di cassa sarebbero infatti sparite solo poche centinaia di euro.
In base a quanto sta emergendo dalle indagini del Comando Provinciale dei Carabinieri, guidati dal colonnello Fabio Federici, l'omicida molto probabilmente era da solo. Dopo essere entrato nel negozio avrebbe prima immobilizzato la donna, successivamente l'ha colpita scaricandole addosso una quindicina di fendenti. Infine se n'è andato lasciando la tabaccaia riversa a terra in fin di vita. In relazione al numero di coltellate inferte sul corpo della donna, l'aggressore ha agito con estrema violenza e determinazione. Le indagini proseguono, c'è infatti bisogno di far chiarezza soprattutto per riuscire ad identificare un movente che spieghi la ferocia del gesto. In segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima, il comune di Asti ha annullato il festival Asti Musica. È una settimana di importanza capitale per la regione Piemonte. Sono attese le sentenze del TAR che tra l'8 e il 9 di luglio si esprimerà sui ricorsi che riguardano la riorganizzazione ospedaliera voluta dal duo Saitta-Moirano. Il 9 luglio, sempre il TAR, si pronuncerà sulla questione delle firme false della coalizione che hanno eletto Chiamparino governatore. In particolare su questa ultima vicenda va ricordato che, anche qualora il TAR non decidesse in maniera definitiva e rinviasse in qualche modo la sentenza del caso, Chiamparino già più volte ha manifestato l'intenzione di dimettersi. Quanto invece alla riforma sanitaria, il TAR, in attesa delle udienze di merito previste per fine ottobre, si pronuncerà sulle richieste di sospensione della delibera regionale proposte dagli enti locali alessandrini e dalla casa di cura torinese San Luca. Alessandria, le imprese alessandrine, la Camera di Commercio di Alessandria all'Expo e nell'ambito di una compagine più ampia sul riso. Quindi la provincia di Alessandria è nota, può diventare nota al mondo per il riso. Anche, è un comparto importante dell'economia provinciale, è un comparto importante perché, come dicevo prima, il riso italiano, ma soprattutto quello piemontese, dà delle garanzie di sicurezza ai consumatori, perché il riso si fa in tutto il mondo, è un mercato ormai globale, bisogna saper vendere il proprio prodotto, ma noi con la garanzia del il riconoscimento che ci ha dato all'Italia sulla sicurezza alimentare, nel senso che gli imprenditori risicoli sono soggetti a numerosi controlli, discipline, regolamenti che seguono attentamente. Controlli, noi siamo controllati da circa 14 istituti diversi, per cui è in questo momento la miglior arma che noi abbiamo a disposizione per poter competere in un mercato sempre più globalizzato. Ed è stata questa l'occasione per il riso, ma c'è stata un'altra occasione qui ad Expo, si è parlato di Marengo DOC e dei vini. Assolutamente sì, penso che quest'anno, cogliendo l'opportunità di questa mostra internazionale fantastica, abbiamo pensato di presentare, di premiare le aziende che hanno vinto il Marengo qui all'Expo, quindi quale miglior promozione del territorio in un posto così, peraltro poi con l'ausilio dello chef Andrea Ribaldone che abbinerà i suoi menù, che sono due volte alla settimana, i vini nostri, vale a dire i vini che hanno partecipato al premio Marengo. Per cui questa è un'ulteriore promozione del territorio che noi facciamo con uno chef stellato, ma in un posto internazionale come questo. Ecco, ma proprio come imprenditore, oltre che come presidente della Camera di Commercio, quale suggerimento le viene dal vivere questo mondo di Expo che appunto si propone un pubblico internazionale? Ma Alessandria è una provincia che è presente in tutti i comparti economici. È una provincia con una forte incidenza manifatturiera industriale, artigiana, ma anche una forte agricoltura. A livello agricolo noi abbiamo promosso quello che potevamo promuovere, i vini e il riso. A livello artigianale e industriale abbiamo promosso, perché molti artigiani hanno partecipato proprio alla costruzione di questo evento. E penso che in piccola parte sia anche attribuibile alla provincia di Alessandria. Per cui essere già qua, essere qua in un posto, io ho detto che la maggior soddisfazione che ho avuto nel momento in cui sono entrato qua è che l'Italia abbia finito in tempo, e quindi questo è un riconoscimento incredibile. Sta facendo bella figura anche durante. Benissimo, quindi abbiamo fatto un'ottima figura e poi stiamo dando un'immagine dell'Italia, probabilmente un'immagine diversa di quella che avevamo, comunque un'immagine di un paese che lavora, che rispetta le scadenze e che sa mettere in mostra quello che è
non solo il Made in Italy, ma tutte le belle cose che facciamo in Italia. Anche il sindaco di Cuneo, Federico Borgna, ha voluto dare il benvenuto alla delegazione turca che ha inaugurato lo showroom di Mario Castellino e presentato la nuova collezione Glamour di Veromar Turchia. Uno scambio di doni e qualche battuta con l'aiuto dell'interprete hanno suggellato una collaborazione che si spera possa portare a molti risultati. Nel salone d'onore del comune di Cuneo erano presenti anche la senatrice Patrizia Manassero e il presidente Union Camere Ferruccio Dardanello. Cuneo ormai è diventata la mia seconda casa, ha detto il proprietario di Veromar Turchia, accompagnato nel suo viaggio a Cuneo da Burak Ilmaz, responsabile dell'ufficio commerciale turco a Milano, nonché vice commissario per la Turchia all'Expo di Milano, e dall'architetto designer Altay Karabulut. Non era invece presente il console turco, trattenuto a Milano all'ultimo minuto per l'evolversi di vicende internazionali che coinvolgono anche la Turchia. La Veromar Turchia, ha detto Mario Castellino, 5 anni fa ha aperto una sede ad Atlanta, in America, e da anni collabora con le aziende italiane e partecipa a quelli che sono gli appuntamenti fieristici più importanti del nostro paese. Il prossimo anno sarà anche la Fiera del Mobile di Milano, appuntamento di grande importanza per tutti gli operatori del settore. Forti di una tradizione nella lavorazione del marmo e dei mosaici, che avvicina molto la tradizione italiana a quella turca, riscuote un grande successo sul mercato italiano e il nostro showroom è il secondo punto italiano dopo quello aperto alcuni anni fa in provincia di Reggio Emilia. Mettere in rete operatori e soggetti interessati coinvolti alla conservazione e alla promozione ovviamente dei beni culturali. Mettere in rete non è, immagino, sempre facile, perché appunto forse c'è una certa ritrosia tradizionale verso i new media. Com'è possibile? Che cosa si può fare? Oggi io credo sia fondamentale questo, sia veramente l'occasione per raggiungere quelle che sono le mete che l'Europa ci propone. Noi dobbiamo farlo, abbiamo un patrimonio straordinario, voi lo sapete, un patrimonio che è stato digitalizzato con degli straordinari esempi anche virtuosi, ma che non è a sistema. Noi dobbiamo cercare di valorizzarlo, dobbiamo cercare di preparare figure professionali capaci di trasformare questo, che è un patrimonio che rischia di diventare da content provider per altri mondi, qualche cosa che diventa invece patrimonio di tutti noi. C'è una direttiva europea dell'estate del 2013 che noi abbiamo recepito, che ci impone di aprire, sono gli open data, anche tutto il patrimonio culturale che noi possediamo e di metterlo in rete. Vuol dire il patrimonio digitale di archivi, biblioteche, musei, cioè quello che rende grande il nostro paese. Dobbiamo imparare a farlo bene, e a costruire su questo percorsi per giovani nuove professioni. E quanto è possibile davvero riuscire a conciliare l'esigenza della promozione, della comunicazione, della valorizzazione del patrimonio culturale e al tempo stesso della sua conservazione? Ma questo è un patrimonio ormai, io ho citato la Convenzione di Faro e quella di Namur di quest'anno, che definiscono i beni culturali patrimonio comune, beni comuni, il concetto di bene comune. Il concetto di bene comune significa superare il problema della proprietà privata o pubblica e vedere e superare anche il problema di vedere in maniera diversa la tutela e la valorizzazione. Perché se qualcosa è bene comune, è la fruizione quella che io devo garantire a tutti, e per la fruizione la valorizzazione diventa importante quanto la tutela. Quindi questo significa comunicazione, significa new media, significa esattamente tutto quello di cui stiamo parlando qui. In qualche modo la nostra Costituzione già anticipava. E che la nostra Costituzione prevedeva, quindi è su questo che noi dobbiamo lavorare per cercare di renderla efficace. I tagli della regione rischiano di essere particolarmente dolorosi per gli studenti disabili. La CGIL di Novara avvisa: o si risolve la situazione o le ore di assistenza saranno dimezzate. Ad Asti la pista della rapina per la morte della tabaccaia non convince gli inquirenti. Si tratta ormai del terzo omicidio negli ultimi 8 mesi. La città ha paura. Il 9 luglio Sergio Chiamparino conoscerà la risposta del Tribunale Amministrativo Regionale sulla validità delle firme raccolte per la sua candidatura, e il mondo politico piemontese è in fermento. La Camera di Commercio di Alessandria è stata presente a Expo a Milano per una serata di promozione del proprio riso, ed è stata anche l'occasione per parlare di un territorio e di tutte le sue meraviglie.